Ma ciao! La cornacchia di prima. Ci vuole la tessera! Vuole entrare lo stesso pure se non è socia. Ma ciao a tutti e bentornati per un nuovo video qui nel nostro Apple Caffè. Oggi c'è una grande notizia per tutti i creativi di YouTube, per tutti coloro che hanno un canale YouTube attivo e che gode di una buona reputazione. Cioè vuol dire che segue le regole, non infrange copyright, eccetera, eccetera. Perché finalmente si aggiunge un nuovo strumento che ci consente di fornire informazioni aggiuntive all'interno del nostro canale. Perché finora, per poter mettere nel proprio video, dopo averlo caricato su YouTube, un'informazione aggiuntiva con una grafica e con magari una interattività, cioè permettere allo spettatore di cliccarci sopra e compiere una determinata azione, come ad esempio iscriversi a un canale o vedere un altro video del proprio canale, si poteva ricorrere soltanto alle cosiddette annotazioni. Queste annotazioni erano però molto limitate, con una grafica assolutamente basic, senza immagini, senza foto. Ma queste annotazioni, oltre ad avere una qualità grafica assolutamente inesistente, avevano anche un'altra grave pecca, e cioè poter funzionare solo ed esclusivamente navigando tramite computer. Visitando invece YouTube tramite iPhone, iPad o dispositivi simili, non entravano in funzione le annotazioni. Finalmente non è più così. Alle vecchie e limitate annotazioni si associano le nuove e bellissime schede, finalmente funzionanti anche da dispositivi mobili, quindi iPhone, iPad, iPod e altri tablet o altri smartphone. Con queste nuove schede si possono inserire informazioni per invitare ad esempio a vedere un ulteriore video o una propria playlist, oppure si può invitare a consultare il sito web associato al proprio canale YouTube o a partecipare, se lo si ha, ad un progetto di raccolta fondi, o a navigare nel proprio store di merchandising, quelli ammessi da YouTube. La differenza fondamentale con le precedenti annotazioni risiede nella ricchezza di contenuti mostrati a livello grafico senza che questi arrechino alcun fastidio durante la visione del video, perché questi saranno visibili soltanto andando a cliccare sulla letterina I che vedrete apparire in alto a destra. Cliccando su quella I di informazioni aggiuntive potrete andare a vedere queste schede con tanto di grafica e foto. Ad esempio, se si sceglie di inserire la scheda del proprio sito web, si può scegliere non solo un messaggio di invito all'azione personalizzato, ad esempio guardate queste ultime notizie, ma si può anche scegliere una foto di accompagnamento a questa scheda interattiva, che può essere o selezionata tra quelle che automaticamente YouTube ti propone quando scrivi il sito web che vuoi segnalare, e in pratica YouTube vede tutte le ultime foto pubblicate sul sito, oppure si può caricare un'immagine dal proprio computer. La cosa bella è che vengono accettati tanti formati, compreso il formato GIF animato. Ora dobbiamo dire che la completezza e l'efficacia del messaggio con questo nuovo strumento non è sicuramente confrontabile con lo strumento di semplice annotazione che avevamo prima, ma d'altra parte il fatto che le schede non vengano mostrate automaticamente, almeno per il momento, ma siano consultabili solo se lo spettatore decide di cliccare sulla lettera I in alto a destra, potrebbe lasciare scontento qualcuno, perché allo spettatore meno attento sfuggirà questa opportunità di ricevere questa informazione. Inoltre, la letterina I posta proprio in alto a destra va a sostituirsi con il posto fino adesso dedicato al logo del canale, la cosiddetta filigrana, che adesso YouTube in automatico sposterà in basso a destra, e questo lascerà scontento qualcuno. Diciamo che la visibilità del marchio ne potrebbe un po' risentire. Al momento comunque non è chiaro se questa novità delle schede andrà a sostituirsi completamente alle attuali annotazioni, che in questo momento continuano a coesistere con le nuove schede. Sicuramente se decidessero di eliminare lo strumento delle annotazioni potrebbe essere un problema, perché comunque ancora nelle schede manca la possibilità di inserire come invito all'azione
quello di far iscrivere direttamente lo spettatore al proprio canale. E poi c'è ancora qualche altro dettaglio attualmente presente tra le opzioni delle annotazioni che invece non è presente tra le opzioni delle schede. Quindi ci si augura che se dovessero scegliere di mantenere soltanto le schede, queste schede vengano arricchite almeno delle stesse funzioni che attualmente permettono le annotazioni. Per il momento questo nuovo strumento è messo a disposizione di alcuni canali che YouTube sceglie tra quelli ben avviati che hanno una buona reputazione, tra i quali fortunatamente c'è anche il nostro Apple Caffè Official, al quale invito tutti come sempre a iscriversi se non lo hanno ancora già fatto. Tanto basta semplicemente un clic qui, e vi devo ancora dire qui perché la nuova scheda per l'iscrizione ancora non c'è. E quindi, visto che siamo stati inseriti tra i canali che hanno già questa nuova funzione, abbiamo la possibilità di farvi una dimostrazione pratica del loro funzionamento. Allora, per inserire le nuove schede su un video già caricato su YouTube, a parte avere il video già caricato su YouTube, potete semplicemente o andare a vedere il video nel dettaglio e poi andare a cliccare qui accanto ad annotazioni, vedete che appare la nuova icona schede per poterle aggiungere. Oppure, se volete prima avere una visione d'insieme di tutti i vostri video per scegliere quelli da andare a modificare con l'aggiunta di queste schede, andate prima su gestione video, dopodiché andate a scegliere il video in cui inserire queste nuove schede. Ora vado a selezionare ad esempio questo video, come stampare direttamente da iPad e iPhone anche con stampanti USB, e vado a scegliere da questo menu secondario la voce schede. A questo punto vediamo che ho questa nuova timeline che è molto più fluida nello scorrere, e semplicemente nel punto in cui voglio aggiungere questa scheda interattiva andrò a fermare questa barra di scorrimento. Seguirci sul nostro blog tutti i giorni. Ecco, quando dico vi ricordiamo di seguirci sul nostro blog tutti i giorni, posso andare a decidere di mettere proprio qui l'indirizzo del nostro sito web che è associato al nostro canale YouTube. Premo su aggiungi scheda, mettiamo l'URL del sito web, così come l'abbiamo registrato nelle nostre impostazioni di YouTube, ecco qui che se lo ricorda. Possiamo comunque andare anche a modificare il nome del sito e l'invito all'azione. Novità, da questa parte possiamo andare a scorrere le immagini che automaticamente YouTube rileva dal nostro sito, oppure possiamo caricare un'altra nostra immagine dal nostro computer. La cosa interessante è che vengono accettate anche GIF animate. Non ci sono limiti numerici di aggiunte alle schede, però vi faccio vedere come quando ne mettete più di una, al momento c'è un piccolo bug che speriamo che venga al più presto risolto. Andiamo quindi su aggiungi scheda, andiamo su video playlist per suggerire di vedere un altro video. In qualunque momento ricordatevi che potete anche sostituire o la playlist o il video segnalato con un altro video. Ad esempio, se mi sono pentita di aver messo questa playlist e voglio mettere un video, ne vado a scegliere un altro, ad esempio questo, e faccio salva. Se ora andiamo sulla I di informazioni, vediamo subito il bug di cui parlavo prima. In realtà, quando vengono messe più di una scheda, si vedranno sempre entrambe premendo sulla I. In questo momento non c'è modo di poter vederne una alla volta. Quindi che mettiate due schede, tre schede, quattro schede, ogni volta che si premerà sulla I si vedranno tutte queste schede e logicamente quelle che vengono dopo sono un po' penalizzate. Si spera che, visto che è una funzione appena aggiunta da YouTube, questa venga poi ad assumere più possibilità d'azione, ad esempio anche quella di decidere la durata di visibilità di ogni scheda, che attualmente non può essere decisa, si può decidere soltanto il punto in cui la metti. Al momento in cui avete deciso che deve apparire, mostrerà un teaser, cioè vuol dire un suo annuncio iniziale, e poi solo cliccando sulla I potrete vedere integralmente il contenuto della scheda. Ma andiamo un attimo in play sul video per vedere l'effetto finale. Adesso dovremo vedere a 1 minuto e 40 apparire il teaser che riguarda la scheda. Eccolo qua, consigliato come trasferire qualsiasi file. Poi solo se ci vado sopra vedrò l'intera scheda che riguarda il video consigliato. Il problema è che vediamo comunque sotto, costantemente presente, anche la nota successiva, e sono cliccabili entrambe. Se poi mi vado a posizionare verso la fine del video, adesso apparirà di nuovo il teaser della seconda scheda stavolta.
qui tante altre novità, andando a cliccare la quale uno deve andare ad intuire che stavolta ci riferiamo a questa seconda scheda, qui tante altre novità, cioè il sito Apple Caffè, cliccando il quale vado a finire sul sito Apple Caffè. Se il video vi è stato utile, vi invitiamo a mettere un mi piace, un pollice in su nel riguardo di YouTube o sotto al riguardo di YouTube a seconda di da cosa mi state vedendo. E se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube Apple Caffè Official per tante altre informazioni, video, tutorial utili. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Apple Caffè e anche su Twitter, sempre su Apple Caffè, e sul nostro blog ogni giorno con tante notizie. applecaffè.net. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!